In questa seconda mattinata di convegno, di rassegna teologica, parliamo di come l'uomo sta abitando la terra. E l'uomo ha iniziato ad abitare la terra con due comandi precisi, coltivare e custodire. A che punto siamo? Sì, questo è interessante. Devo dire, siamo al solito punto, cioè vale a dire la difficoltà non è della nostra epoca, ma una difficoltà che accompagna l'uomo in quanto tale, cioè vale a dire quello di equilibrare il coltivare con il custodire. Questo è stato un problema per ogni uomo, sempre. Devo dire, ai giorni nostri c'è un rischio, e il rischio è quello di, come dire, separare il coltivare dal custodire e il sottolineare maggiormente la dimensione del coltivare. Perché c'è questo rischio? È legato ai successi della tecnologia. Cioè, vale a dire, i successi della scienza e della tecnologia rischiano, come dire, di far dimenticare all'uomo che la terra non va solo coltivata, ma va anche custodita. Per esempio, va consegnata alle generazioni future e così via. Ecco, io penso che questo sia lo specifico nostro, cioè lo specifico nostro è che i successi della scienza e della tecnologia costituiscono come una sorta di ubriacatura per l'uomo, che quindi tende a dimenticarsi che invece la vita, il mondo, la natura, il nostro corpo è anche qualcosa che va custodito, che quindi va rispettato. E al di là del coltivare e del custodire, come la stiamo abitando questa terra, ma come stiamo abitando tra di noi, come stiamo vivendo, come stiamo portando avanti questo concetto dell'abitare che, come lei spiega nella sua relazione, non è soltanto lo stare, il rimanere in un posto, ma implica tutta una serie di rapporti. Sì, qui bisognerebbe probabilmente fare una distinzione tra i diversi mondi, cioè vale a dire c'è un primo mondo che è il nostro, ma poi c'è un secondo mondo, un terzo mondo, un quarto mondo e probabilmente non è uguale per tutti il modo di abitare. Nel nostro primo mondo, certo, c'è un elemento appunto che è stato notato da subito, quello che è stato chiamato, lo diceva Nietzsche, questa attività macchinale, banalmente quella che si dice una frenesia, cioè vale a dire un interpretare la storia dell'uomo come un susseguirsi semplicemente di istanti, per cui passato un istante bisogna subito sostituirlo con un altro. Ecco, in questo modo di vivere e quindi di abitare è un modo ultimamente violento, perché impedisce, come dire, alle relazioni e ai rapporti di crescere, perché le relazioni e i rapporti umani, ma anche i rapporti con la natura, hanno bisogno di un tempo che è definito da una pazienza, è definito da un tempo come pazienza, da un tempo come attesa, da un tempo come speranza, e non semplicemente da un tempo, come dire, quello che io chiamo il tempo del godimento, che è il tempo, che è il presente, cioè quindi un susseguirsi, come dire, di presente. Per cui il rischio nostro è quello, a mio avviso, di sostituire un tempo come storia con un tempo puntuale di singoli godimenti. Lei, quando parla dell'abitare, parla quindi anche dell'abitante e dice che l'abitante migliore, il modo corretto di abitare è quello di tenere presente che siamo abitati a nostra volta. Sì, e questo devo dire, abitati vuol dire non necessariamente, come si potrebbe pensare, immediatamente il tema di Dio, che ognuno di noi è abitato da una voce di Dio, ma per esempio abitati anche da una memoria e tutta la questione che noi abbiamo nella nostra vita, cioè il rapporto con i nostri parenti, con i nostri nonni. Allora, abitati da una memoria, per esempio, così come abitati nel presente da una speranza. Tutto il tema, la speranza vuol dire di cambiare la società, di renderla più giusta. Allora, quando dico che l'uomo è un abitante abitato, voglio dire che appunto è abitato anche da questa istanza, da questo tema del rinvio a un tempo, quindi il tenere presente la memoria, non si può vivere senza memoria, ma anche per esempio di un uomo che pensa al futuro, pensa di poterlo modificare, di renderlo migliore. Ecco, quando questa temporalità, come dicevo prima, viene, come dire, assorbita e concentrata solo sul presente, che è il tempo del godimento, appunto l'uomo rischia di vivere in modo, secondo me, violento, quindi non da uomo.
E quanto l'uomo oggi, secondo lei, è in contatto con l'abitante che ha dentro? O vive prescindendo da questo fatto di essere abitato? No, un po' vive prescindendo. È appunto quello che dicevo prima, l'attività macchinale, una frenesia. Siamo in una società piena nel primo mondo di impegni, di cose da fare. Uno acquista una macchina e poi c'è l'assicurazione, poi deve fare questo e poi deve fare quello. Quindi in questo senso non è che noi siamo superficiali e siamo cattivi. Però dovremmo avere la forza, come dire, a un certo punto di fermarsi, che è il grande tema del riflettere. Cioè dovremmo fermarci per riflettere, cioè ritornare sulle cose, di piegarci. Dobbiamo concederci il lusso di vuoti, di spazi, di buchi, di tempi vuoti. Ecco, questo sì. Se non facciamo così, prima o poi ci perderemo. Cioè ci perderemo, nel senso che faremo una vita che non è degna di essere vissuta, una vita non da uomini, ma per esempio da consumatori, semplicemente da consumatori. Come li recuperiamo questi spazi? Cioè l'uomo di oggi dove li va a cercare, no? Dal momento che diciamo sono cadute le ideologie, anche queste, se vogliamo, un po' banalità ricorrenti, però se comunque l'uomo ha sete, l'uomo è in ricerca, perché poi la sana inquietudine è un'altra di quelle cose che ci abitano, credo, dove l'uomo di oggi le può andare a cercare queste oasi, questi spazi? Dovremmo avere la forza di farci il dono di spazi e di luoghi. Quindi cosa dire, per esempio, nella quotidianità dico cose banali, no? Ma anche a volte, non so, decidere di fare una passeggiata o di guardare il cielo, non so come dire, o decidere di ascoltare il proprio marito e moglie con un attimo di calma, senza fare. O poi, come estrema cosa, per me, per esempio, il decidere di entrare in una chiesa e stare lì un attimo seduto a pensare, a guardare, magari anche fosse un bel crocifisso, non so come dire, cioè i modi ci sono, bisogna avere, come dire, sono a portata di mano, a disposizione. Noi in Italia poi è un trionfo, abbiamo una chiesa ogni 50 metri, quindi non è che abbiamo. E poi vuol dire leggere un libro, scegliere di guardare certi film e non altri, arrivando appunto al limite anche di scegliere di mangiare certe cose e non altro, mangiare bene ad esempio, bere bene, ecco, cose di questo tipo si possono fare, si devono fare. Da filosofo, da docente, per cui da persona che ha un po' il polso della situazione, sulla scorta di queste considerazioni, guardando avanti, come lo vede l'uomo, abitante, abitato? No, io non ho una visione apocalittica, dico però che è una battaglia, è una vera battaglia, una battaglia dura. Bisogna dirlo ai ragazzi, cioè a noi stessi, non si diventa uomini automaticamente, bisognerà probabilmente fare delle rinunce, cioè il concetto di lavoro è questo, che non è il lavoro legato, non è la professione. Il lavoro è rispetto a se stessi, rispetto a se stessi, i rapporti con gli altri, le amicizie vanno alimentate, i rapporti con, per me è importantissimo, con la famiglia, se proprio non è una famiglia disastrosa, sono importanti i momenti delle feste, quelle cose lì sono cose importanti, sono momenti decisivi e questa cosa bisogna fare. Ora ai ragazzi bisogna dirlo e bisogna, penso ai ragazzi nel senso appunto io a lezioni in università lo dico, che se non si fanno queste cose qui, poi alla fine uno si trova povero, perso, insomma.